pensi, Lugo? Può camminare, ma sentirà male. Vuoi della morfina? No, voglio rimanere lucido. Ok, sta fermo. Ho quasi fatto. A che pensi, Walker? Che siamo finiti nel mezzo di una zona di guerra. Incredibile, considerando che la città dovrebbe essere disabitata. Infatti. Forse è ora di andarsene. Di chiamare l'evacuazione. Ci sono 12 chilometri di deserto tra noi e la tempesta. Gli elicotteri ci falcerebbero subito. L'unica è di ricongiungerci a Gould. Sicuro di volertela giocare assieme alla CIA? Per forza. Hai visto il 33esimo? Ha ragione. I dannati sono senza controllo. Bisogna fermarli. Lo so. Ma possiamo fidarci? Gould ha rischiato la vita per noi. Mi fido di lui. E Conrad? Non si tratta più solo di trovare Conrad. Bisogna fare la cosa giusta. Su, Adams. Fagli onore. Come vuoi tu. Capitano Walker, se mi ricevi rispondi, passo. Ricevuto, passo. Temevo di avervi persi prima. Siamo ridotti un po' male, ma sopravvivremo. Bene, perché ci serve tutto l'aiuto possibile. Che succede, agente? Follia, capitano. Cercavamo sopravvissuti per la CIA. Invece abbiamo trovato Dubai devastata. Segni di Conrad in tutto ciò? No, nessuno che io sappia. C'erano voci che sia ancora vivo, ma se è vero, si nasconde da qualche parte. Merda! Elicottero in arrivo! Occhio! Lugo, richiamalo alla radio. Non posso, niente segnale. Occhio! Sembra andare bene per Gould. Che problema hai con lui, Adams? Senti, il 33esimo va fermato, ma la rivoluzione di Gould non sta peggiorando le cose. Ehi, ci ha salvato il culo prima, ed è tutto quello che abbiamo ora. Ehi, con me, credo di aver trovato un'uscita. Voi due, indietro. Dietro di me, muoviamoci. Essere ferito. Notizia fresca! Il turismo è salito del 3000% grazie a una nuova ondata di americani che hanno scelto Dubai per le vacanze. Quando gli hanno chiesto cosa pensasse di queste nuove facce, un uomo di Dubai ha risposto: guardate un po', segni della rivoluzione. Stronzate, ecco cosa. Dubai sta morendo e tutti cercano di darle una mano. Almeno i corpi non rimarranno di giù. Cosa diavolo? È in mimetica. Significa che è del 33esimo. Pensi sia stata la CIA? Impossibile, sta marcendo da troppo tempo. Oh mio Dio. Chi farebbe una cosa simile? Non è una cosa a cui voglio pensare al momento. Attenzione, soldati, a ore 12. Ci hanno visto? Non ancora. Cosa t'hanno fatto? Messa male? Di sicuro non è messa bene.
Riesci almeno a farla partire. Trascinarla in officina sarà una rottura. Senti, sono un meccanico, non faccio le gambe. Nemico a terra! Fuoco! Adios! Attenzione, il cazzo è già di morto! Non hanno nessun altro da attaccare! Copritemi, ricarico! È esposto!
Siamo a posto. Non temere, torneranno. Ehi, stronzo, di al 33esimo di smobilitare. Questo non fa bene a nessuno. Mi dispiace, ma rispondo a qualcuno più in alto di te, Walker. Ah, quindi ti ricordi di me ora? Ma certo che sì. E non sono l'unico. Gould ha portato degli sciacalli armati contro soldati addestrati. Non sapeva che sarebbe successo. Magari il gioco valeva la candela. Bene. Sentitelo, tu. Stai scherzando, vero? Siamo in mezzo ai cadaveri, per forza lo sento. No, non quello. Eliminatelo! E quello era lì. Perché farlo? Questa gente era KO, lo scontro era finito. È un messaggio per i sopravvissuti. Con noi non si scherza. Che sopravvissuti? Dici di parlare per questa gente, agente Gould. Ora sarebbe il momento di provarlo. No! Non ho fatto niente! Se non la conoscessi, direi che è uno stupido o un suicida. Bisogna esserlo per attaccare il cancello frontalmente. Vede, credo che il suo piccolo assalto fosse un diversivo. Una copertura per il suo socio, l'agente Rix. Mi dica dov'è. Come preferisci. Il prossimo. Rallenta. Dobbiamo giocarcela bene. Ok. Gould è proprio là, una visuale perfetta. Se apriamo il fuoco ora, quei civili sono morti. Non ti importa nulla. Iniziate! No, 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 no! Fanculo, io stavo per sparare. Aspetta l'ordine, sergente. Tu, occupati di tutti gli altri. Sì, signore. Ancora niente da dire, agente. Forse se capissi l'inferno che fai passare a questa gente. Preparatelo. Walker, di qua. Dobbiamo salvare questi civili. Ora tocca a noi, Walker. Abbiamo un percorso libero fino a Gould. Che mi dici dei civili? Dobbiamo salvarli. Senti, so che fa schifo, ma Gould è vitale per la missione. I civili no. La nostra missione è salvare gente. Per favore, capitano. Gould ci serve. Lasciami sparare. Non possiamo far morire quella gente, Walker. È la scelta giusta. Iniziate. Minaccia! Dobbiamo salvare Gould. Marta, abbiamo compagnia! Adams, vieni con me. Lugo, protegge Gould. Ricevuto! Eccoli là!
carico! Occhi aperti! Pesante qui! E mi fa guerra! Il campo è pesante! Pesante a terra! Peccato! Occhi aperti, nemico col fucile! Nemico in movimento! Esposto! Al riparo! Ti stanno facendo a pezzi qui! Lancio una granata! Uno a terra! Nemico in movimento, attenzione! Adams, Wilker, di qua, presto! Che è successo? Ha smesso di respirare! La sabbia! Non puoi morire, cazzo! Hai troppe stronzate di cui rispondere! Dove? Piantala, amico. È andato. Cazzo! Che diavolo è quella? Una mappa. Credo sia il piano di Gould. È il cancello di cui parlavano. E allora? Gould pensava valesse la pena morirci. Direi che è un "e allora" importante. Siamo allo scoperto qui, Walker. Giusto, muoviamoci. Ok, devo ricaricare. È tutto a puttane. Di cosa parli? Della gente è morta prima. Non solo soldati e civili, ma Gould. La nostra migliore occasione è di andarcene da qui. Calmati, Lugo. Non avremmo potuto fare niente. Non dirmi di calmarmi. Non abbiamo idea di cosa cazzo stiamo facendo. Sì, hai ragione. Fidarsi di Gould. Non capisci un cazzo. Amico, per me basta stronzate. Vaffanculo! Almeno io faccio il mio lavoro! A te sta bene rilassarti aspettando che le cose si risolvano da sole, vero? Credi che mi piaccia veder morire questa gente, eh? Credi che non mi porterò questa merda nella tomba? Calmatevi, eh? Tutti e due, calmatevi, cazzo! Cosa cazzo avete che non va? Siamo in mezzo a una fottuta zona di guerra e vi azzuffate nella polvere come due fottuti mocciosi. Siete operatori Delta, comportatevi come tali. Va bene, allora. A posto? Sì. Lugo? Signor sì. Bene. Ora proseguiamo.